Ma sta strada non finisce mai. Guarda, siamo arrivati, eccolo lì il 28. Signorina Grazia. No, pure qua, ma è un'ossessione. Ma come fa a sapere sempre in dove vado? Buongiorno, signorina. Buongiorno. Che felice combinazione. Mi trovavo a passare di qui per caso. Lei passa sempre dove passo io, eh? Sì. Permetti, il ragionier Giuseppe Spallotta, una mia collega sì. di lavoro. Veramente lusingato. Piacere. Solo che vorrei... Ma che c'è adesso? No. Se non disturbo io le accompagnerei volentieri. No, siamo arrivate. Abbiamo un appuntamento con un produttore per un contratto. Prego, io magari allora aspetto. Ma che vuole aspettare? Capace che noi ci facciamo tardi e questo aspetta. Sì, scusi, no, tanto. Loro sono da signorina attese dall'Ulisse Fischi. Siamo noi. Sì. Sono stato avvisato dal dottor Mariani. Li attendono di sopra. Terzo piano, interno 9. Ce ne sono molte su. No, le convocate sono loro. Oh, grazie tante. E andiamo, presto. Signorina Grazia, allora l'attendo qui. Ha ragione, faccia un po' come gli pare, non c'ho tempo da perdere. Addio. Sì. Ma chi è qui? Uno spasimante. È un anno che mi sta dietro. Più lo tratto male, più mi sta presso. Mi vuole sposare. Figurati se mi sposo un morto di fame simile. Bisogna capirle, sa. È l'ambiente stesso che le porta a essere un po' vaghe. Sempre in mezzo al cinema, sempre a parlare di arte, diventano, come dire, un po' fuggevoli, ecco. Lei sarebbe il fidanzato della fuggevole? Beh, no, proprio fidanzato non oserei dire. Un po' meno. Pretendente, ma lei lo sa. Ah, lo sa. Conosce bene i miei sentimenti, sì, e è più di un anno che li conosce. È lei che si deve ancora decidere. Ma io mica voglio che lei smetta di fare l'attrice dopo sposata. Anzi, se ha la vocazione non bisogna soffocarla. Ma io non la tengo presente. Che film ha fatto? Come che film ha fatto? Ne ha fatti tanti. Sì. Vediamo un po', tanto per un esempio. Fabiola. 11 anni aveva, lo credo. Ah. Ma dove sta meglio, secondo me, quello con Robert Taylor. Robert Taylor? Quo Vadis. Come, non ha visto il Quo Vadis? Sì, l'ho visto, Quo Vadis. E allora? Ma non me la ricordo. Lei ha presente la scena del triclinio? Sì. Quando Robert Taylor viene avanti e fa «Anch'io voglio diventare un plebeo!» e si inginocchia. Sì. Ecco, appena lui si abbassa, in fondo a destra, così c'è una che mangia l'uva, eh? È un attimo, perché subito arriva un centurione che le salta addosso e la copre tutta. Anzi, lei fa pure «Ah!» al centurione. Come, non ha visto nemmeno questo? Beh, ma forse era distratto. Sa, già la scena è corta. Lei è anche distratto.